Usciti dalla stazione dei treni di Camogli, ci troviamo qua, là in mezzo di fronte fra la stazione dei treni e a sinistra il municipio, comune di Camogli a destra. Qua si inizia il percorso per andare fino a San Rocco di Camogli. Si sale lungo questa stradina oppure anche dal lato opposto del torrente che poi ritorna da questa parte, che è quel sentierino lì sotto, ma comunque più avanti si congiungono. Comunque arrivati in cima a questa stradina si può notare le indicazioni San Rocco, il cartello marrone con scritta bianca, e noi seguiamo quelle indicazioni. Da qua in poi sarà praticamente impossibile sbagliarsi, perché il sentiero sale senza biforcazioni, eccetto qualche mini sentiero secondario che va dentro qualche villetta o verso qualche villetta privata. Come potete vedere, ecco qua che si ricongiunge il sentiero di sopra con il sentiero di sotto. Il sentiero di sotto era quello che arrivava da quello che era a fianco al torrente, e ora si incomincia a salire. Ah, ecco, il sentiero è segnato con i due pallini rossi. Eccoci, in effetti sì, subito che mi smentisco, perché qua vabbè c'è una piccola biforcazione, ma è chiaro che bisogna girare a destra e seguire il sentiero che poi è anche segnato dai soliti due pallini rossi. Salendo non si può che ammirare il panorama a sinistra di Camogli e la sua ruta di Camogli, dove si vede quel campanile, mentre continuando sentiero dove a tratti spiana per poi riprendere a salire con scalette la scalinata, che a seconda dell'allenamento appunto ben presto ci si ritroverà su a San Rocco di Camogli. Ecco che stiamo salendo, come potete vedere qua c'è una biforcazione, ma tanto si ricongiunge lassù più a monte. Qua a sinistra è un tratto asfaltato dove in assenza di scalini permette a chi dovesse salire e scendere col motorino di farlo in agilità, come potete vedere. Mentre di qua ci passano i pedoni di solito, quindi è preferibile di là, tanto lì c'era un pettirosso, è preferibile passare qua dove sto passando io ora dalle scale, invece di là lasciarlo casomai per quelle poche volte che chi abita in queste zone lo utilizza con i mezzi a due ruote. Come potete vedere, prima non mi ricordavo di alcuni bivi, di biforcazioni come questa, ma seguendo i segni di due pallini rossi direi che è impossibile sbagliare, anche perché spesso le biforcazioni portano a cancelletti o proprietà private. Io questo sentiero lo faccio da un sacco di anni e queste biforcazioni ormai nella mia testa non le consideravo neanche più, lo faccio a memoria. Arrivati ormai all'altezza del bed and breakfast, questo qua che sto inquadrando, ormai il sentiero è quasi finito, siamo quasi arrivati a San Rocco di Camogli.
Stiamo continuando a salire mentre ormai lassù in cima, infatti eccoci, siamo arrivati al borgo di San Rocco di Camogli. Sempre seguendo l'indicazione dei due pallini rossi, qua vi è un cartello che indica che giù di qua si ritorna appunto a Camogli. Qui sbucchiamo, il sentiero sbuca in mezzo a un gruppetto di case. Qua sulla sinistra troviamo un panificio. Arrivati in cima al sentiero, ci troviamo in una piazzetta davanti alla chiesa di San Rocco di Camogli. Thank you.